Lei è un tifoso del Torino, sì. Mi pare. Le è dispiaciuto di più la benzina a 1400 lire o la vittoria della Juventus? La vittoria della Juventus, la benzina potrebbe stare pure a 10.000 lire. Perché la benzina non le interessa? No, perché la macchina non ce l'ho. Ognuno ha i pavarotti che si merita. Alla Scala del Calcio non occorre lo smoking. Rummenig canta con i piedi e per gli aficionados di San Siro i suoi virtuosismi sono meglio di Celeste Aida. Zenga ha il look appropriato. Natale è vicino. 3 panettoni ciascuno, 6 gol, 2 pali, 1 gol annullato. Tutta roba prelibata per chi è di bocca buona. Chi guarda invece alla sostanza traduce così. Molti errori delle difese. Emozioni naturalmente tante. Zaccarelli, quando Paparesta gli annulla questa legnata, dice: devo dire che a me ha battuto sul petto e poi avevo le mani attaccate al corpo, quindi eravamo tutti e due a contatto, quindi insomma ci voleva proprio un bell'occhio per vedere il male. Il Torino insomma comincia bene. Sul fronte nerazzurro Rummenig non è al massimo, ma è l'unico che conclude. Sul rigore Zaccarelli non fa storia. Sono stato io un po' così che mi sono fatto sorprendere, perché nel momento che sono entrato avevo già capito che Rummenigge cercava di procurarsi il rigore, solo che ormai io ero andato e quindi è venuto il rigore. Liam Brady non ha l'abitudine di sbagliare dal dischetto. Con l'Inter in vantaggio il Torino va in avanti. Junior, Zaccarelli e Dossena sono gli ispiratori dell'affluente manovra granata. Comi riceve l'invito per il pareggio da Junior. E la partita cambia, tanto più che Francini e Colovati si scontrano. Il Granata esce in barella, ma la peggio tocca all'interista, che non andrà a Varsavia per la Coppa. Il Torino a questo punto fa entrare Pusceddu, il quale, diavolo d'un sardo, inventa questo gol. Lui, in B, di tiri così ne ha azzeccati altri. Di Zenga dice: Walter è stato coperto magari dall'altro Walter del Torino e non è riuscito ad arrivare in tempo a prenderla. L'Inter comincia la ripresa molto concentrata. Altobelli col Torino non ne azzecca molte, l'anno scorso sbagliò un rigore, ma c'è Pavarotti Rummenigge che approfitta di un errore difensivo del Granata e fa un gol d'antologia. Copparoni si scusa così: la sono andato con l'intenzione di prima di bloccarla, poi all'ultimo istante ho cambiato idea, ho smanacciato la palla dentro l'area e Rummenigge ha inventato quel grande gol. Viene espulso sabato per proteste, è destino che il Torino debba giocare in 10 di questi tempi, ma anche in 10 la squadra granata riesce ad andare in vantaggio. È molto bello il tiro di Schachner, di quelli imprendibili. La partita tatticamente è cambiata, Bergomi fa il libero, l'Inter colpisce 2 pali con Rummenigge e Cucchi e in questi frangenti non ha molta fortuna, ma il tedesco, che ha messo lo zampino in tutte le reti, inventa il passaggio decisivo per Bergomi, che di questi tempi ha vocazione di cannoniere e raggiunge l'obiettivo del pareggio. La ida di San Siro finisce in parità e qualcuno grida: Radamés, discolpati. Giuseppe Bergomi, 3° gol stagionale, nel bene e nel male oggi è stata la partita della difesa dell'Inter. Sì, indubbiamente, abbiamo commesso degli errori di ingenuità e il Torino ci ha castigato. Ecco. Ecco, ma lei è riuscito tuttavia a cavar fuori questo gol con una delle sue proiezioni? Sì, indubbiamente, ultimamente mi va molto bene, con la Juve e col Torino sono quasi 2 gol identici, ma io spero di continuare. All'inizio stagione Castagnier mi ha detto che devo fargli 5 gol, 3 glielo ho già fatti, speriamo di farne altri 2. A Castagnier? A Castagnier, sì, mi aveva promesso che dovevo fargli 5 gol, 3 glielo ho fatti, adesso vedremo. Ecco.